Isernia, come tutti gli anni, ha celebrato il suo santo patrono, San Pietro Celestino. La processione, partita dalla rettoria in suo onore, si è mossa tra le vie cittadine per giungere in cattedrale per la messa pontificale. È un momento forte di preghiera, di ringraziamento al Signore per il dono della santità che Egli ci dona con il battesimo e che noi dobbiamo accogliere, custodire e far germogliare in noi, così come San Pietro Celestino. Egli ha percorso la via della preghiera, della consacrazione, della penitenza, ma è stato chiamato dal Signore anche all'alta carica di sommo pontefice della Chiesa universale. E proprio in quel momento egli, sempre ispirato da Dio, ha rinunciato ad essere Papa nella umiltà, ci ha dato esempio di umiltà per ritornare al suo eremitaggio, per potersi dedicare completamente alla preghiera. Anche noi siamo chiamati e invitati ad imitarlo nella preghiera quotidiana. Ciascuno, secondo la propria scelta di vita, è chiamato a pregare e a ravvivare il dono della fede, il dono della speranza e della carità, per il bene proprio, per il bene dei fratelli, per la maggiore gloria di Dio. Il popolo isernino identifica nel Papa Emerito il suo protettore, anche se per la Chiesa il patrono di Isernia è San Nicandro. San Pietro Celestino è considerato compatrono insieme ai Santissimi Medici e Santa Barbara. Patroni della città di Isernia, così anche della diocesi, sono San Nicandro e Marciano e Daria. E San Pietro Celestino è il compatrono della città per antica tradizione. Qui in cattedrale abbiamo anche la grazia di poter conservare la calotta granica come reliquia, la calotta granica di San Nicandro. E nell'antichità si faceva grande festa anche qui a Isernia, non solo a Venafro, per venerare questi santi martiri, patroni della città, della diocesi anche.